Domani riapriamo tutto, scuole, impianti sportivi all'aperto, parchi e centri semiresidenziali. Così il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli sulla sua pagina Facebook. Prudenzialmente, ha aggiunto il primo cittadino, evitiamo ancora di consumare vegetali a foglia larga prodotti nel territorio comunale e laviamo bene gli altri cibi. Si possono aprire le finestre per il ricambio dell'aria. Infatti la Mancinelli ha pubblicato anche un aggiornamento delle verifiche dell'ARPAM. Le 6 stazioni di rilevamento in città hanno riscontrato l'assenza di acido cianidrico, che potrebbe essersi sprigionato dalla gomma piuma andata a fuoco. Solo nel luogo dell'incendio il dato era presente, ma il valore era 10 volte sotto il limite di legge consentito. La qualità dell'aria, ha assicurato il sindaco, sta migliorando, le PMI sono scese ulteriormente, dal picco di 250 di ieri mattina a 13 di oggi. Aspettiamo ulteriori dati, ha concluso la Mancinelli, su quello che abbiamo respirato nella giornata di ieri. I dati su metalli e diossina arriveranno tra domani e dopodomani. Intanto, dopo 30 ore di lavoro, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Questa mattina i pompieri hanno spento l'ultimo focolaio, ora sono iniziati i lavori di rimozione delle ceneri e dei detriti. I vigili del fuoco avvertono che potrebbero esserci ancora polveri o odori particolari, che non devono però destare preoccupazioni. Invece la procura di Ancona, che ha aperto un fascicolo per l'incendio, attende di acquisire gli esiti delle analisi dell'ARPAM. Al momento non ci sono indagati. Soltanto dopo tutte le relazioni dei pompieri potrà essere stabilita la causa delle fiamme divampate nella notte tra il 15 e il 16 settembre, anche se da una prima valutazione si ipotizza un cortocircuito proveniente dal tetto dove si trovava l'impianto fotovoltaico. Oltre alla squadra mobile indagano i carabinieri del NOE.